Salve ragazzi, un po' di buio dopo il Mugello che non è andata come i tifosi del nostro Rossi avrebbero voluto. C'è stato qualche problemino durante la gara con la moto, purtroppo capita, brutto che capiti proprio al Mugello, ma ne abbiamo spiegato proprio durante la gara del Mugello le ragioni. Oggi siamo qua per rifarci in Catalunya, in Spagna. Gli spagnoli hanno fregato noi a casa nostra, noi vedremo di fregare loro a casa loro, anche perché oggi abbiamo una moto che mi piace parecchio. Ho deciso di mandare a fanculo l'ingegnere, l'ho proprio licenziato, mi sono messo io a spostare i parametri per, insomma, sfruttando le prove libere del venerdì, che sono ben tre quarti d'ora, e si riesce quando ho un po' di tempo, lo faccio per i fatti miei naturalmente, mi metto a posto la moto ogni volta precisa per la gara successiva. Non sempre si può fare bene, ma qui in Catalunya direi che mi piacicchia. Poi se adesso avremo delle sorprese non lo so, sto gioco come ragiona. Ragazzi, spendo solo due parole al volo per qualcuno che mi chiede di cambiare lo stile di guida. Allora, cambiare lo stile di guida non cambia nulla se non esteticamente la visuale del pilota. Non è che ci sono dei vantaggi o degli svantaggi a cambiare lo stile di guida, è una questione puramente visiva. E tra l'altro a me lo stile più moderno di stare appeso fuori oppure a ranocchio come Lorenzo non mi piace, nessuno dei due. Preferisco quello un pochino più a metà strada fra il vecchio e il nuovo che usava Simoncelli, che usa Valentino Rossi. Tra l'altro è lo stile che è obbligato ad usare chi ha un po' di corporatura in più, chi ha un po' più di fisico, che semplicemente è più alto, come appunto Rossi e Simoncelli, e quindi è uno stile che riguarderebbe anche me, perché io certamente non sono alto 1,50 m con 50 kg di peso come fossi un Pedrosa. A livello funzionale non cambia nulla, altrimenti figuratevi se non l'avrei già provato. Venendo alla Catalunya, ragazzi, non l'ho detto prima, ma siamo quarti, seconda fila dietro ai soliti tre, non mi ricordo in che ordine, credo Marquez, Lorenzo, Rossi e poi l'altro Rossi, noi dietro in seconda fila dalla quarta posizione. Però la moto è buona, eh? Adesso, a differenza di fare il giro secco come avevo fatto al Mugello, che comunque eravamo terzi, neanche primi, trascinandomi però dei problemi sulla moto, ho preferito avere la moto perfetta e fare quello che si poteva fare con quella moto, che è stato il quarto tempo agevole. Vediamo in gara di superarci, di andare a vincere, di recuperare punti sugli amici, in particolare sull'amichetto Lorenzo, che è andato mi pare a 18 punti. Abbiamo sbagliato prima Lorenzo e poi Marquez, ma vabbè, cambia poco. Mi ricordavo i due spagnoli più Rossi e l'altro Rossi. Noi in quarta posizione, seconda fila, ragazzi, pronti, mi raccomando, qua la moto è buona, eh? Non bisogna fare errori, se sbagliamo è colpa nostra e basta. Attenzione, via, partiti in Catalunya. Guardate, solito discorso qua in partenza, la Honda di un Rossi è un razzo. Appena si apre il gas, poi attenzione però al ritorno della coppia della Yamaha M1 di Lorenzo. Vediamo qua in fondo cosa succede. Ha staccato profondissimo Nu Rossi per evitare i primi attacchi possibili. Si lancia nella variante con la sua fionda bianca e rossa con adesivo San Carlo. Occhio, avevo già paura di qualche incidente. In sta stagione, ragazzi, sta cadendo un sacco di gente. Non so come mai. Incredibile. Ha cominciato a burrare un pochettino le piste. Attenzione, qua si passa sotto al ponte DHL. Occhio sul cordolo interno, va a rimbalzare Nu Rossi a testare le sue sospensioni. Non ci credo che lo abbia fatto apposta. Non è pensabile. Occhio qua, tornantino verso sinistra. Questo è il punto più brutto per me, della pista. Poi il resto è abbastanza liscia. Evitare i cordoli però, che non si può aprire il gas a martello. Variante in salita. Bene qua. Rimane avanti a mezzo secondo circa su Marquez. Lo tiene dietro. Lo tiene dietro. La classifica deve parlare diversamente qui in Catalogna, al Montmeló, circuito che nel 2009 i tifosi di Rossi impararono ad amare e ad apprezzare. Non è più andata via la sensazione di essere nella storia quando si viene a vedere una gara qua. Adesso c'è un altro Rossi davanti a tutti che sta miracoleggiando con una Honda tutto sommato clienti ma anche ufficiale. È entrambe le cose, perché comunque va. Ecco le due curve finali, i curvoni dove Rossi inchiappettò Lorenzo alla grandissima. In particolare qui non capisco ancora come sia possibile che si sia infilato da queste parti. Intanto stiamo dando un bel margine a Marc Marquez, lo sapevo ragazzi, si capisce dalle prove, la sensazione della la moto te la dà subito, capisci subito come andrà a finire, se la moto vuol stare dalla tua parte o farti gara contro. Stavolta c'è stata, al Mugello non ha voluto. Peccato. Ma adesso è un'altra cosa. Curvone verso destra. Ancora qua Nu Rossi che lascia dei virgoloni per terra, come se fosse tutto normale. Il fenomeno che in lui non lo spaventa per queste cose. Ancora perfetto.
perfetto nell'imperfezione, però, perché la moto si muove, lui piace scodare, sballonzolare, ma è perfetto proprio in quello, è perfetto nell'imperfezione, a differenza magari di un Valentino e di un Lorenzo, che anche grazie ovviamente alle moto sono più stabili, più metodici, più sistematici e più robotici nelle loro traiettorie. Però oggi non ce n'è, sta volando via, incredibile, quasi che non ci crede. Non guarda indietro, però sembra concentratissimo Nurosi. Adesso c'ha guardato, la miseria. Si è affacciato per un attimo, vede dei puntini allontanarsi all'orizzonte. Ai ai ai, attenzione qui a non uscire troppo larghi. Uscire larghi anzi va bene, ma l'ingresso non mi è piaciuto molto. Avranno recuperato un paio di decimini da dietro, ma non è un problema. Abbiamo visto che abbiamo tutti i settori a vantaggio nostro. Almeno un decimo in ogni settore, che si concretizza in un mezzo secondino ogni giro. In questo momento guadagnato da Nurosi, che sta veramente facendo il diavolo a quattro qui in Catalogna. Si vuole vendicare, riprendersi tutto quello che gli hanno tolto al Mugello. Peccato che per il distacco non ci sia un bonus di punti e che alla fine saranno sempre e solo 5 in più di Marquez. Ma la gara ne meriterebbe anche di più se possibile. Spettacolare Rossi qui. Si permette anche di arrivare un po' lungo alla prima variante, di passeggiare, di salutare già. Manca un solo giro, le cui prime curve sono anche già iniziate e vanno come al solito perfette. 15,5 netto il primo settore di Nurosi. Vediamo gli altri a quanto arrivano. I distacchi saranno importanti, saremo oltre i 2 secondi, li ha bruciati, incredibile. L'anno scorso fare la stessa roba con la Ducati mi sa che non sarebbe stato possibile neanche con Gesù seduto con una sediolina qui di fianco a noi. La moto quindi c'è, un intoppo al Mugello, ma la moto c'è. Attenzione ragazzi, chi guarda i distacchi? Fatemeli sapere. 1 secondo e 7 da Marquez, ma in sto giro siamo andati un po' più lenti perché ovviamente la gara sembrerebbe già chiusa dal punto di vista di Rossi, che va a stendersi sul cordolo interno, poggia giù il gomito, si dà una grattata al morso di una zanzara che lo appunto nella nottata qui in Spagna che c'è caldo. Si è grattato sul cordolo per 1 secondo, comodo, ha guadagnato di nuovo quei 2 decimi che aveva perso. Di nuovo 2 secondi netti il suo vantaggio su Marc Marquez, che insegue. Nel frattempo però c'è da dire che litiga anche con Lorenzo e l'altro Rossi. Ultime due curve, si butta dentro comodo, si sdraia bene morbido, è l'ultima dove suo fratello miracoleggiò. Lui entra comodo e solo, si volta, vede vuoto, c'è solo Marquez che a sua volta ha bruciato le Yamaha. Le Honda troppo superiori qui, è il fenomeno, il talento di Rossi ancora di più. Eccezionale ragazzi questa. Ma scusate ragazzi, voi avete visto Lorenzo cadere e non mi avete detto niente? Perché io non me ne sono accorto o non ce l'ha detto la grafica. Guardate la classifica di arrivo, non c'è Lorenzo, ecco perché c'era un buco tra Marquez e dietro. Perché Lorenzo è sparito, avrà rallentato anche Rossi, che però ha fatto terzo con dietro Pedrosa e Lorenzo non si vede. È la miseria, però che sculati che siamo. Li abbiamo fucilati ragazzi. Adesso la classifica, che vi faccio vedere subito, parla in questa maniera qua. Marquez ovviamente è ancora più 13 su di noi, perché erano 18 su di lui allora i punti. Ho fatto un po' di casino, pensavo Lorenzo. Abbiamo vinto, lui è arrivato secondo, 25 punti contro 20, sono 5 punti in più. E chiaramente 18 meno 5 fa 13. Ci troviamo, quindi era comunque Marquez più 18. Lorenzo è volato via, meno 24. Valentino Rossi meno 40. Qua si prospetta un mondiale Honda ragazzi. Una gara del genere con la Ducati ce la saremmo sognata. Devo dire che questa Honda mi sento di perdonarla dopo gli intoppi del Mugello. Abbiamo fatto bene anche a mandare a casa l'ingegnere e fare il lavoro per conto nostro. La prossima gara è Assen, una bella pista che sono curioso proprio di provare con la Honda per vedere come va. Qui, se non mi sbaglio, andatevi a ricercare il video, ma esattamente un anno fa, di gioco chiaramente, non un anno vero, a bordo della Ducati abbiamo fatto un miracolo tipo nelle ultime curve, che ci siamo ingoiati un paio di piloti in una curva e poi siamo riusciti a chiudere la gara in testa, ma fu un miracolo che non ci aspettavamo. Con la Honda vediamo di essere invece belli competitivi, dar subito il filo da torcere e vediamo un po' che succede ragazzi. Io vi aspetto lì, come al solito aspetto anche i vostri commenti, fatemi sapere tutto. Guardate sempre la descrizione, ormai lo sapete già che ci sono la pagina di Facebook e di Instagram, che vi consiglio di seguire perché non si sa mai, potrei mettere lì delle cose interessanti, a volte importanti. Poi ogni tanto ci pubblico qualcosa anche per farci due risate, che non fa mai male.
Ciao ragazzi, ci vediamo in Olanda. Bella, la casa si può rapinare. Io mi sono trovato questo fumo, non capivo cosa fosse. Sono andato a vedere e c'era la casa di questo tizio aperta. Era un villone a tre piani nel quale...